a tutte! Come sempre siamo in macchina, vi faccio sballottare che qualcuno si diverte anche a prendere dosi un po' più forte. No, c'è un elefante, guarda! Guarda l'elefante! Io non so se si vede. Non si vede. Non lo vedo. Non si è visto. Non si è visto. C'era l'elefante del circo, l'elefante finto. Vabbè. Comunque, che c'era il sole, non si vedeva? Non lo so, non vedevo niente. Purtroppo quando c'hai un telefono che fai video devi sapere che il cambio di luminosità non è sempre gestito. Sì, praticamente si è flashata l'immagine. Vabbè, comunque, stiamo andando a fare delle commissioni. Andrea è dietro in macchina e io sono praticamente già pronta con la fascia per quando scendiamo, solo che con la cintura mi dà un po' fastidio e sperando di non annoiarvi vi portiamo con noi. Oggi in programma, sempre se non succede nient'altro, abbiamo Babbo il Dosso. Abbiamo Babbo il Dosso. No, salto! Comunque in programma abbiamo questo appuntamento, dopodiché dobbiamo venire qua, prendere l'altra macchina, io guido questa, Babbo guida l'altra, andare a Casavecchia, i ragazzi ci raggiungono a Casavecchia e dobbiamo iniziare a fare le scatole, ovvero devo iniziare a fare le scatole e io le rompo. Perché poi, vabbè, quello sempre, tutto l'anno. Non importa aspettare il trasloco, giusto? Esatto. E perché appunto per giovedì deve essere tutto pronto. Speriamo che Andrea non ha la stessa giornata che ha avuto ieri, perché sennò mi sa che io non farò nessuno scatolone. E boh, appunto ragazzi, non mi ricordo se ve l'ho detto, ci devono raggiungere lì, quindi mangeremo qualcosa a volo, non so, o prendiamo una pizza, eh? O andiamo alla coppa a prendere la schiacciata ripiena, non lo so, vediamo quello un che po'. Ci va di fare, facciamo in evoluzione questo qua, sempre appunto sperando che non ci siano cambi di programma. Vabbè, comunque spengo perché sta suonando il mio telefono, ci aggiorniamo. Rieccoci. Allora, siamo stati a fare quel servizio, mamma, vero? Mm-hmm. Adesso siamo molto più rilassati perché qui c'è David Gnomo. Sì. Che è stappinolo, c'è sta qua. Con la pallina. Esatto. E quindi nulla, siamo liberi adesso di guardate poterci. Guardate dove siamo. L'avete già visto in un precedente? Non si vede, non si vede. Aspetta. Eccolo qua. No, c'è la macchina. Adesso si sta. Sì, sta mettendo a fuoco. Allora, in pratica siamo di nuovo al Teatro Monni. Mm. Dove abbiamo fatto un video. Abbiamo buffo. Fatto anche la foto. Sì. Cioè, c'è nell'anteprima, giusto? Che parlava. Della foto. Che parlava con la statua. E niente, insomma, adesso iniziamo a andare. Ci che cambiamo. Bello, da tanto tempo che non vedevo un cielo senza nuvole. È tutto azzurro. Ah, perché Napoli sta vincendo lo scudetto. Sì, vabbè. È per quello si è colorato d'azzurro. Tutto d'azzurro. Napoli vince sempre. E niente, comunque, adesso ci incamminiamo alla macchina. Sì, perché poi andiamo a mangiare qualcosa fuori con tutti i ragazzi che tornano tra un po'. Però lo sai cosa? No, ma non possiamo andare a mangiare tutti fuori perché Francesco esce alle 2:30. Ah, è vero. Allora andiamo solo noi. Ora. Mi è entrato un sasso nella scarpa. Ottimo. Che male. Devo resistere fino. Aspetta. Finalmente ci togliamo i sassoni dalle scarpe. Ai, ce l'ho proprio. Vai, l'ho buttato davanti. Non okay. So come cavolo mi fanno entrare questi sassi, ma. Mi entrano sempre questi il sassi. Il sasso davanti scarpe. E dietro tutti quanti. Ma che dolore! Mi sa che mi devo fermare per toglierlo perché non resisto. Vabbè, ci penso io, va. E rieccoci, la mamma ormai che era talmente dolorante. Era enorme! Ma era gigantesco, pensavo che era più piccolino. No, ma bello che mi fa l'altro giorno. Ma sei sicura che non te lo stai immaginando? Ma adesso stiamo entrando in un posto dove per terra è tutto sassi. Ora voglio vedere come fa. Il problema è che la scarpa non è bello, era da tanto che non sentivo l'odore di un parco alla natura. La mamma non sente niente, solo io. Infatti ridevo per quello.
No, a me l'unica cosa che mi dispiace è che non sento l'odore di Andrea e dei bambini. Non ti preoccupare, non ti perdi niente, è tutto odore di vomito. Ma non è vero, è vomito di continuo, sta piccina. No, no. Come no, sì? Comunque siamo arrivati ancora prima alla macchina, mi sa. Davvero? Sì. Guardate che bellino sto giardino. C'è il piattolino, facci vedere il piattolino. La macchina è laggiù. Sì. Quindi abbiamo trovato la scorciatoia nella scorciatoia. Grande. Praticamente. Aspettate, sì, che sì, mi sta scivolando il telefono. Comunque, mettiamo via il telefono e ci vediamo tra un po'. Ok, ciao Palli. Allora, aspettate un po' che c'è anche qualcuno qui con noi. Salute. Salute. Allora, un piccolo cambio di programma c'è stato. Dovevamo prendere l'altra macchina e andare di là, e invece siamo venuti a casa nuova, dove abbiamo incrociato Daniela e Francesco. E poi alla fine, insomma, abbiamo ordinato delle pizze e abbiamo aspettato sia Eva che Francesco. Adesso sta finendo di mangiare Francesco. Abbiamo cambiato il pannolino puzzolente a questa bambina. Tutto puzzolente. Vero, era puzzolente? Digli la papà. Sono qua. Ciao, vela di babbo. Comunque, cambiato il pannolino, ha fatto un po' di pappa. E ora siamo pronti per andare di là, anche perché iniziamo a scatolare. E babbo va a prendere le bimbe a scuola, giusto? Sì. Dopo poco, insomma, che arriviamo di là. E poi rimaniamo tutti là a scatolare. In scatolare e segnare sulle scatole. Poi a una certa ora bisogna venire via, almeno io e Daniela bisogna venire via, perché Daniela deve venire a fare una cosa per scuola. Ma credo che poi verremo via tutti alla fine, no? E niente, quindi boh, se non cambia nient'altro, la programmazione è questa. Diamoci una mossa, e corriamo perché è tardi, se no non ce la facciamo. Push all the limits with you right now.
vita. Se di solito ci dice, vabbè, ci dite che siamo stanchi, stasera siamo distrutti. Da una botta. Io no, non sono distrutto. No, ma le nostre facce penso che parlano chiaro. Comunque qui c'è anche Andrea che è distrutta. No, lei dorme. Ha scatolato troppa roba oggi. Lei sì, io no. È stata bravissima. E è stata veramente brava nella carrozzina, tranquilla. Si è lamentata solamente quando ha poppato. Sì, ma babbo gli ha messo anche la lucina, quella che gira sotto al soffitto. Ah, è vero, non l'abbiamo ripreso. Non abbiamo ripreso perché ci siamo accorti che si era spento il telefono. Si è scaricato. E quindi tutto il resto dei video che volevamo fare sono andati persi così, perché il cellulare era a scarico. Che Antonio ha messo una luce che gira e gliel'ha sparata nel soffitto. E lei stava tutto il tempo a guardarci questa luce. A noi ci girava la testa. Sì, infatti, appena alzavamo la testa e vedevamo le luci, ci girava la testa. Ma lei, giustamente, stando stesa... Ma lei era lì affascinata a guardarsi tutte con gli occhi luci. Spagati. Queste luci colorate. E niente, comunque... in realtà non ci sono tante cose da sistemare. Però non so come mai... Appena entriamo lì dentro ci confondiamo. Forse la troppa stanchezza. O è l'ansia di dover fare veloce. Non lo so, perché in realtà c'è veramente quattro cose. Però in più c'è da... Diciamo che la cosa, come ho detto nel precedente video, forse in quello precedente ancora, tu non c'eri. Ah, se non c'ero non lo so. La difficoltà di avere paura che quella cosa ti serve e poi non... Cioè non sai se la devi conservare. Ho capito. Ma l'hai detto anche a me poi... Cioè è più semplice sapere, la butto o la tengo, ma la chiudo in una scatola, la conservo e poi la posso riprendere solo quando... Per un tot di ecco, sì, mi disturba molto di più, onestamente. È come se fosse mia, ma non è mia. Sì, che poi magari, in realtà ci sono cose che io pensavo che mi servivano, invece da quando sono qui non sto usando, ma cose che io in cucina usavo sempre. Già le pentole, c'è stata mia mamma, ha cucinato con una pentola che io praticamente prendevo solo per fare la carne al sugo, e negli ultimi tempi, E in realtà invece lei faceva tutto con questa pentola, e io sto facendo tutto con questa pentola adesso. Quindi, ho riscoperto alcune cose che non usavo, perché lei ha delle abitudini diverse da me. Magari eravamo semplicemente eccessivi nell'usare una pentola più grossa. E siccome noi eravamo abituati così, magari a ridurre la nostra ottica... No, tra l'altro è anche più comoda, perché entra con più facilità in lavastoviglie. Ci entrano più cose in lavastoviglie quando metto questa pentola. Ovvio, perché è più piccola. Riesco a cucinare lo stesso, la stessa pasta che cucinavamo prima. Quindi, questi mesi di mamma qua mi hanno fatto scoprire meno cose che di solito usavo in cucina. Comunque, vabbè, basta. No, magari è quasi mezzanotte per noi. Diteci no, anche, mezzanotte e quattro. Anche la vostra, sì, davvero. E diteci anche la vostra, sì. Cosa ne pensate? Avete mai provato a fare a meno per un tot di tempo? Di cose che... Eravate convinti che vi servivano proprio obbligatorie, e poi avete scoperto che in realtà non erano così. No, o magari le avete buttate. Poi alla fine, quando vi siete accorti che non... No, buttate no, però magari messe da parte, perché... Allora, noi non le stiamo buttando non per non buttarle, ma perché poi vi spiegheremo che queste cose ci serviranno in più. Quindi le stiamo tenendo, vabbè, dobbiamo farlo per bene sto discorso, se no...
Però molte cose, con tutto che mi serviranno perché ci saranno più situazioni uguali, le sto buttando. Perché magari hanno la botticella, dicevo vabbè dai una Tricky botticella. track, castagnolo. Magari hanno una botticina piccolina, vabbè la tengo, Oppure oggi ho buttato la nonna papera. E Giustamente dai vecchi, già potevi fare più. tanto che ce l'avevo lì che... Un saluto a nonna papera che ci stava Sì. guardando, ora ci sta guardando lassù. Perché volevo fare la pasta fatta in casa. Sai perché si chiamava nonna papera? Perché No. quando giravi faceva il verso della papera. Ma no. Sì. Forse perché la pasta è all'uovo, No, però facevo così. Qua, qua, no? Sì. E qua, qua. io gli do anche spago. Comunque, dicevo, volevo fare la pasta fatta in casa, ma quando sono andata a usarla, Allora facevi i versi di Andrea. abbiamo provato a mettere un po' di olio, ma fa ghinghi lo stesso. Io mi sono accorta che gli ingranaggi Sono inghiottiti sono proprio. inghiottiti. E quindi boh, l'avevo riappoggiata lì, poi vediamo, poi E poi invece ho detto, sai cosa? Mi metto la speranza che qualcuno mi compra quella elettrica, almeno faccio la pasta fatta in casa, senza fare ghin 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 a E fu manovella. così che da domani divorziarono. No, Esagerato. no, comunque Comunque, appena troviamo l'offerta la ci pigliamo. starebbe bene perché per tutta la Che cosa? Il pasta... divorzio? No, non va bene. No. Per tutta la pasta che vi mangiate, Ma perché onestamente. noi la dobbiamo mangiare anche per chi ci guarda. Ah, ok. Se no poi rimaniamo sazi noi, ma loro che ci guardano no. Quindi ora Tra la mangiamo anche per gli l'altro, altri. io potrei anche mangiare un po' di pasta Fatta in casa. fatta per conto mio, magari riesco a mangiarla pure io, quindi. Senza conservanti e olio di palma. Sì. Qui guarda, si sta muovendo Andrea, eccola, è lì, si è arrabbiata, la stiamo disturbando. Comunque, appunto, è tardi, come vi ha detto Babbo, e abbiamo passato la mezzanotte, sono tutti a Mezzanotte e sette. letto e adesso ci andiamo anche noi. Io veramente ancora sono con la fascia La addosso. fascia di capitano, cioè. Andrea invece ha già il pigiamino. Peccato che non c'ho la macchina fotografica, se no volevo fare una foto fuori. Ti ricordi stamattina mi avevo detto che non c'è una nuvola? Anche stanotte si vedono le stelle, che è una bellezza. Che Vabbè. peccato, non c'ho la macchina fotografica con me. C'ho solo il cellulare che non fa vedere niente. Vabbè, anche qui ci dobbiamo arrangiare anche con Sì. questo. E quindi, insomma, i video saranno un po' di qualità No, ma chi se ne frega della qualità, l'importante è il peggiore. contenuto. Però voi ci richiedete tanti video e noi anche piccoli pezzettini, e ve li stiamo facendo in modo che almeno via via vi teniamo aggiornati. Ovviamente possiamo fare un video al giorno. Un po' difficile. Ma poi non abbiamo una vita così interessante da poter Come fare un video al giorno, dai. no? Comunque. Direi che possiamo La notte andare a letto. sta prendendo anche noi, Ah, ma io non quindi ce la faccio più. prima che noi ci addormentiamo, vi ricordiamo che chi non l'ha ancora fatto e ha piacere di farlo, qui sotto c'è un pulsante che c'è scritto iscriviti con noi e dormi insieme a molta calma. Se questo video stranamente vi è piaciuto, metteteci un bellissimo like così. E se non volete perdervi tutte le nostre nuove uscite, attivate la nostra fantasmagorica, esuberante e, come la possiamo chiamare, sonnolizzante campanella che fa di Si sta muovendo Andrea. infine abbiamo anche un profilo di Instagram. Vero mamma, abbiamo detto tutto stavolta? Boh. Sì, abbiamo detto tutto. L'unica cosa che non Andrea abbiamo... si sta Andrea arrabbiando. si è arrabbiato per la campanellina che fa quel rumore strano. E noi, siccome abbiamo detto tutto, vi abbiamo già salutato. Ci vediamo nel prossimo video, vero mamma? Ciao a tutti! Ciao.